Intruso! Onorato! Cavolo! Prendi questa chiave. Vieni, ti mostro una cosa. L'eclissi sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione, una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno e già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi e solamente noi possiamo salvarla, insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge? Sì. Le minacce esterne sono molte. Ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere una volta che l'avrai? Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Proseguiamo. Cos'è il fuoco Cremisi? È il mio destino. È legato al sacrificio di Kukul. Secondo la leggenda, la chiave di Shashel e lo scrigno d'argento di Ishel sono stati creati nei cieli per uno scopo ben preciso: distruggere il sole e donargli nuova vita. Il rituale può essere compiuto solo durante un'eclissi. Al suo compimento, l'avatar prescelto entra in possesso del potere del sole. Dopo essere diventato Kukulkan, dio della creazione, deve sacrificare e liberare quel potere per ridare vita al sole. Tuttavia, lo scrigno d'argento tenta le persone con visioni di un mondo ideale che può essere creato da quel potere. Una fantasia della mente, una realtà del tutto nuova, che può essere creata solo distruggendo la nostra. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo specchio. È una forza che avvolge la coscienza, non so altro. Non capita mai che quelle creature entrino qui? Creature? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Paititi e mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Parli degli Yashil? Yashil. Erano alti e veloci e molto affamati, quasi disperati. Non le chiamerei creature, sono molto di più. Aprila con la chiave che ti ho dato. Che è successo agli Yashi? Ci sono tante leggende antiche. Ma Paititi deve loro molta della sua sicurezza. La proteggono? Non so se lo facciano intenzionalmente, ma l'effetto è quello. Non attaccano mai la città? No. Abbiamo sempre vissuto lì in armonia. Credo che Amaru abbia in mente un sacrificio. Di un ribelle. Dobbiamo fermarlo. No. Non senza me. E non a rischio di lo scrigno. Il guerriero sarebbe disposto a sacrificarsi per liberarlo. Stammi vicino e fa come me. La folla potrebbe aggredirci. Di qua. Junkinesh, Ochkilich, Oldorich. Che minacciano la nostra sicurezza. La loro leader, la traditrice Uhuratu, la vostra regina decaduta, è mia prigioniera. Ma può ancora salvarsi. Oggi offriamo un sacrificio a Kukulkan affinché ci protegga mentre si avvicina l'eclissi. Vieni, guarda questo.
manca molto. La tomba è oltre quella porta. Vieni. Quale telo? Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. La tomba è lassù, su quella statua. Io tengo d'occhio l'ingresso. Non ci vorrà molto. John, siamo quasi alla tomba dell'imperatore. Siamo vicino al fiume, pronti a portare te e un urato fuori di lì. Avvisami quando siete pronte.